Salve carissime, buongiorno, buongiorno, benvenute, bentrovate, siete nel mio canale, io sono la vostra Zaira, siamo qui nel mio messaggio del giorno per voi. Allora, io mentre parlo, mi intrattengo piacevolmente con voi, inizio a mischiare le mie carte. Sto mischiando i tarocchi solo arcani maggiori della Zingara. Allora ragazze, come state? Spero bene. Spero che insomma, come mi scrivete spesso, che questi miei messaggi quotidiani vi possono aiutare in qualche modo in qualcosa che vi sta particolarmente a cuore. Allora, qui, come già da qualche tempo vi ho annunciato, ho riunito le mie carte gialle e le mie carte verdi e abbiamo qui tutte per voi 156 pensieri scritti e appunto pensati da me, dove appunto ci daranno delle indicazioni casuali, casuali, che la casualità sapete che non esiste, per cui sono ovviamente delle cose che vi devono uscire, perché se siete qui in questo momento qualcosa bisogna che voi sappiate. E vediamo anche il fondo mazzo, poi vi faccio vedere tutto ragazze. Allora, qui abbiamo gli oracoli, cioè gli oracoli, le sibille di Nostradamus, carte molto potenti, dove andremo a vedere che contributo ci daranno a questa stesa. Ah, guardate, questa era proprio già rigirata e ne abbiamo due rigirate e va bene così, e prenderemo anche il fondo mazzo. Oh, con che cosa ho deciso di fare la stesa stamattina? Con i tarocchi della sessualità Wicca. Quindi andiamo a mischiare queste meravigliose carte e andiamo a vedere cosa dovete sapere oggi, quali saranno le energie predominanti che verranno, diciamo così, emergeranno rispetto alle altre, perché sapete che poi verrà magari presa l'energia più predominante o più, diciamo, di numero più grande, no? Più forte. Fondo mazzo, eccolo qua. Allora ragazze, tante carte, iniziamo subito. Intanto iniziamo con le carte della Zingara solo arcani maggiori. Qui abbiamo la forza e la luna. Fondo mazzo è uscito la torre. Quindi qua di che cosa parliamo? Sicuramente parliamo di un qualcosa di molto scusatemi, di qualcosa di molto forte. Qua ci vuole una forza di volontà molto potente, molta stima e considerazione di voi per superare una situazione per voi molto dolorosa. Torre e luna, carte molto, diciamo, particolari, no? Che ci parlano appunto di rotture, di unioni, di amori oppure di separazioni, di cattive notizie, o anche di una lite, un'arrabbiatura, qualcosa di molto forte che ha a che fare sicuramente con voi, con persone che vengono dal passato, perché no? Con voler risolvere, trovare una soluzione su un qualcosa che ci angustia. Allora, vediamo le indicazioni qua. Ce ne sono tante, eh? Allora, intanto qui dice, c'è qualcuno che dice: ho una vita complicata, voglio rimanere libero. Nel contempo mi dice: mi sembra di conoscerti da sempre, voglio avere una storia importante con te, e fondo mazzo c'è: prosegui ciò che hai iniziato. Quindi qui abbiamo delle carte contrastanti, perché comunque questa persona forse all'inizio, avendo una vita complicata,
voleva la sua libertà. Poi magari, avendo per voi, vedete, mi sembra di conoscerti da sempre è un po' indicativa con la forza, no? Il magnetismo, l'alchimia, proprio l'attrazione che si ha l'uno per l'altro. E quindi poi la decisione di avere una storia importante con voi, probabilmente proseguire ciò che ha iniziato. Però andiamo ad analizzare meglio. Allora, anche le carte dei tarocchi, vediamo un po', eh? Allora, in fondo mazzo abbiamo il re di bastoni, eh? Quindi abbiamo a che fare probabilmente con un segno di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, o portarne l'ascendente. In ogni caso, sapete che i segni sono sempre delle opzioni e non è fondamentale ai fini della stessa. Per cui diciamo che un uomo di rispetto, un uomo passionale, può essere un amico leale, una persona che conoscete nel lavoro, un collega, un datore di lavoro, oppure qualcuno con cui avete avuto a che fare in qualcosa dove vi vedevate al di là, diciamo, della vostra relazione, un posto di aggregazione. Cosa è successo qua? Qua è successo un amore finito dove ancora si fantastica, vedete, 4 di coppe. E abbiamo a che fare anche con una bella passione, Fante di coppe e 2 di coppe. Guardate queste 2 carte come sono emblematiche. Quindi abbiamo qui veramente la capacità di comunicazione forte e la voglia di andare verso qualcuno, verso una relazione che si sta approfondendo, che si vuole approfondire. Ora qui abbiamo sia l'asso di denari che il 3 di bastoni che ci parla di voler, dopo questo, diciamo, questa chiusura, questo litigio, questa rottura anche momentanea, si vuole nuovamente avere il possesso, il valore, si vuole riavvivare questa situazione con esplorazioni, con una sorta di scoperta. Come avere voglia di vedere cosa ci riserva il futuro. Quindi anche queste carte, vedete, c'è stata una situazione di qualcuno che evidentemente, vedete, questa carta è il gatto, ci parla di un tradimento in amore o in affari, oppure qualcuno in cui voi riponevate la vostra fiducia che è stata mal riposta, insomma, che non si è comportato granché bene. Questo potrebbe anche essere, per carità, una situazione di lavoro, dove magari voi, questa persona, dove c'è questo sentimento, magari è una persona che lavora con voi. Per tanti può essere il vostro datore di lavoro o una persona che incontrate nel lavoro. E comunque, se sia nel lavoro che nell'amore, qualsiasi cosa sia successa, qui c'è una risoluzione positiva. È un periodo che mi vengono sempre stese di questo genere, quindi c'è un'energia di recupero delle relazioni, dei litigi con cui persone con cui avete a che fare a livello lavorativo. Abbiamo anche il sole, ok? Il sole è una carta molto propositiva che ci parla appunto che presto, se si parla di lavoro, presto avrete una situazione, scusatemi un attimo. Eccomi qua ragazzi, dicevo, vedete anche nel caso del sole, qua ci parla di un avvenimento radioso dovuto alla vostra saggezza e onestà. Qua potreste anche nel campo lavorativo avere una proposta molto allettante nel campo proprio in cui lavorate, no? Oppure un nuovo lavoro, perché vedete avete preso un incarico importante e dovete assumere un posto di rilievo, anche di comando, perché no, una promozione. Vedete, anche la carta del fanciullo è molto sincronica con quella del sole, perché quella del sole dice che voi avrete questa risoluzione, diciamo, a parte così perché vi deve avvenire, ma soprattutto perché voi siete una persona saggia e onesta. E la carta del fanciullo ci parla proprio che le vostre azioni, che sono suggerite dalla bontà, dalla semplicità del vostro animo, vinceranno le insidie dei nemici. Quindi
Quindi vedete, voi i nemici ce l'avete, è come se ce l'avete, perché questa è proprio la carta dei nemici, sia in amore che in affari, eh? Questa stessa va sia per il lavoro, affari, società, eccetera, e sia per l'amore, sia che è una persona che conoscete da poco, sia che è una persona, magari potrebbe essere questa un qualcosa che ancora vi deve succedere, eh? Perché sappiate che le carte non hanno mai un tempo, non mi dicono se si parla di futuro, passato, presente di questa situazione, perché il messaggio non è a mo' di oroscopo, non è cosa vi succederà oggi, ma cosa oggi dovete sapere per magari, come dire, raddrizzare il tiro in qualcosa, per un consiglio, per un suggerimento. I tarocchi mai e le carte mai vi danno, diciamo, degli esiti, no? Nel senso, succederà questo, succederà quest'altro. Sono delle, proponimenti che, a seconda l'energia e le decisioni che prenderete, si possono verificare nel tempo. Quindi qua è una stesa molto interessante, sia nel lavoro che nell'amore. Quindi qua voi vincerete i vostri nemici, il vostro animo puro vi darà assolutamente una risoluzione positiva. Voi siete una persona che avete una grande forza di volontà, un grande coraggio, e questo vi aiuterà. Quindi sia nel lavoro riuscirete ad avere una situazione importante, e sia nell'amore potrete avere una relazione importante dopo magari un inizio un po' traballante. Ragazze, questo è tutto, io vi ringrazio di essere stati con me, un abbraccio di luce, e mi raccomando, a domani non mancate. Ciao!